più che buon, mi decanta più che buon, e poi sta sicuro che, e poi sta sicuro che di meglio non c'è, che di meglio non c'è. Siamo qui, siamo qui, siamo là, siamo là, della Roma, della Roma, sei un tra, sei un tra, siamo arrivati. Vedi che pezzo di fregna, amore, stucca per cornicione del cazzo. A scala ragazzi! Dove io! Allora andavanti, abbona! Abbona! Amore, amore, so! E ora che sta scomando! Picco dentro così. Apri, scopatela per tutti quanti, sta me, ora non c'è del fiato. Fate piacere. Porre, scopatela, buttalo. Dai, principe, fai vedere meglio per il Roma. Smettetela pure voi, stronzi. Cazzata veramente, stronzi. Mo siamo stronzi noi. Dai, io. Ma che t'ha presa, Aci? Oh, Aci, ma che sei scemo? Ma proprio oggi che abbiamo vinto ti metti a fare sti pezzi. Io non te capisco. 3-2 abbiamo vinto, sa? E quando vinci perché vinci? E quando perdi perché perdi? Aci, ma stavamo a scherzare. Dai, su, amo. Pianta. Mi sono pure fatto male al braccio. Dai, non fa così. Mi dispiace. Scusa, non lo faccio più. A fide la mignotta, a paura. Ma che stai cagando sotto, a facciate stupra senza mo' vendito. Dove sta la borsa? Meno male che si è calmata. Mazza e carattere c'è questa. Scusa, Aci. Perché? Stiamo sest'ultima del campionato, eh. Abbiamo pure rifatto lo stadio nuovo. Ecco. Palla al centro. Vai, vai, passa, passa. Parata, sto portiere la sala finisca. E dai, passa sta palla, ma chi l'ha messa in banca? Su! Ah, vedi che finta! Su, ecco, ecco il tiro, che culo la parata! Forza l'azione dall'altra parte, su! Allì, allì, giocate con la squadra, su! Ecco che. Ecco che va sul fondo, il cross, bellissimo! Che stacco, manco Luzzo, gioca, sta. Sprittarella al centro, il tiro, il preciso, la parata. La vuoi? Ecco
Con scioltezza la squadra, vedete che avanza, va sul fondo, il cross. Oh, avvio della mignotta, ma che è l'entrata questa? È rigore, rigore netto. Sì, sì, poi stasera lo vediamo alla Moriola. Ecco, vedete che tutto è pronto. La palla sul dischetto, il portiere sulla linea di porta. Il centravanti si concentra, prende la rincorsa, si avvicina al pallone, lo sistema e fa tutto per innervosire il portiere. Torna indietro, i due si guardano. Attimi di tensione, tutto lo stadio col fiato sospeso. Vedete che sta per partire, il portiere si piega sulle gambe. La rincorsa, il tiro, gol! No, parata! Si ricorda, scampato pericolo. Le squadre fanno un po' più guardinghe, il gioco restano un pochino sulle fasce. Una bella partita comunque. Vedete la squadra di casa che cerca di impostare delle azioni di attacco. Il tiro, la parata ancora, tiro, parata! Oh, un muro. Liberante, matricola. Tu finisci del campionato. Le pallette però me le porto via. Oh, Aci. Oh, ma tu che ci fai qua? Passavo da sti pizzi. Lo sai che non mi va che ci vedono. Oh, io ne la faccio più a nessuno, mi sa. Tanto martedì quello torna. Così ci parlo e risolviamo sta cosa. E sarebbe ora. L'ultima volta stava a tocchi. Se io lo dicevo, strippavo. Sono passati 6 mesi dall'ultima volta. Oh, io potete pure te, no? Aci, guarda, ho fatto la foto. Ma sai come sono brutto. Ma che sono così brutto io? No. E gli altri documenti? Ce l'ho a casa, sono pronto. Lunedì dopo la trasferta a parlare con Messio. Sono cose lunghe. Lo so che sono cose lunghe. Un anno che me lo dici, da quando sto con te. Uno mica si può trasferire così da un momento all'altro, no? Mannaggia, però proprio adesso che hai trovato da fare la parrucchiere. Oh, guarda che le mani me le posso rovinare pure a terra. Che lì le donne non se li fanno i capelli. E poi io voglio aprire il beauty center mio, l'hai capito o no? E lasciami. Quanto marazzi quando da rabbi. Per questo mi fai sempre incazzare. Cammina, va. Cinzia! 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 È arrivato, sta a casa. Ma che stai a dire? È tornato un'ora fa. Arredo, non è che son pa' la trasferta a Torino. Ormai l'ho detto a tutti gli amici miei, è un anno che mi preparo. Ti preoccupa, papi. Oh, dammi i soldi. Devo comprare latte, sennò si insospettisce. Tiè, e falla finita, ti fai scene. Andiamoci, vengo con te. No, la vedo io. Ah, sì. Te ti rimetti con lui. Ciao, papà. Io l'ho fatto entrare, vedi di farlo uscire, eh? A me queste cose non mi piacciono. Papà, dai. Ma portare a casa due mani stirate. Red non è ladro. Dai, è tempo. Dato la formazione biancoazzurra la troviamo impegnata all'Olimpico in una partita che sulla carta potremmo anche considerare non proibitiva, è pur vero che il delicato momento psicologico di qualche giocatore chiave rischia di rendere particolarmente spinoso un match che la Lazio non si può assolutamente permettere di pareggiare. In questo momento i due punti servono come il pane, soprattutto se pensiamo alle prossime terribili trasferte che l'aspettano. Speriamo perciò con una vittoria di prendere definitivamente le distanze dalla pancia bassa della classifica per affrontare il futuro con una serenità che sino ad oggi è mancata in casa biancoceleste. Quanto alla formazione giallorossa, beh, di motivi di interesse ne potremmo trovare davvero a Iosen. Quanto sono cresciuti. Che la bizzarria del computer ha fatto cadere in un momento particolarmente elettrico per entrambe le società. Ma cado casa. La mangio domani. Ma li la metto nel pane a pasta e ceci. Ma devi andare, hermano, a fare tracce. Ne serve più. Ma ne ha riempito manca il questionario? Domani. Sì, mo tutto domani. Ne ha fatto una residenza, la nascita. Guarda che abbiamo tirato fuori 1 milione per sto posto a Terni. Ci siamo fatti ricomandare per carcere a vita. Sì, mo in Italia ci stanno 40 milioni di carcerati. Compresa io.
Il flusso perturbato atlantico. Ancora con sti teschi? Ma che vuoi da me? Lascia che ora un po' più. Quelli che ho fatto l'altro anno mi sono tagliati tutto in faccia. E poi almeno che la stampa rende. Come è già accaduto negli ultimi giorni. Perché avete essere padre? Mi riconoscerebbe. Manco io a lui. Ed ecco quindi che la parte terminale delle perturbazioni funziona nella sequenza animata. Si avvicina alla penisola iberica e provoca una graduale diminuzione della pressione. Io stavo a scappare, il garagista ha sparato e il proiettile ha colpito la traversa. È entrato in rete e è uscito dall'altra parte. Oh, meno male che ne ha preso il palo, se no ero fatto. Ammazzo. Un bel ricamino, eh? State fermo, se no te ne faccio un altro. Come ha marcato tua sorella? Che lo chiedi a lui? Beh, era lui che ti doveva sorvegliare. Io ho sorvegliata. Vattene a letto, va, che sono le 10. No, aspetta. No, guardi il regaletto. Dai, via, lo sta dentro la borsa. È una scatoletta. E i palletti? Sembrano di ferro. Ho fatto un po' di pratica. In 2 anni avrò fatto 3 Coppa Italia e 2 campionati. Stai, fammi una partita. Ti ho detto che sono le 10. Grazie. A me non mi fa mai tenere così lunghi. Sei mica stato in galera, oh? E manco ci voglia, no? Lasciami. Non lo vedi che sto scartando le trate? Prematura eliminazione da Coppa Italia. Scusami, no, non volevo di questo. Te volevo dire soltanto che sì, vabbè, ho capito. Di fiducia. Poi se la società può fare. Oh, che palle, però, ma se gli dico che sono 2 ore che sto qua a aspettare. Te volevo dire soltanto questo qua. Sentiamo. Vabbè, aspetto un altri 5 minuti, però poi se non mi fate parlare, non mi venite a dire che non c'è sta niente sotto, perché ci credo manco se mi sparate. Mi chiamo Mario, sto del gruppo Esquilino. Cioè, se è possibile vorrei sapere se sto benedetto tedesco, se lo compriamo o non se lo compriamo. Tu dai voce a un sentimento che ormai è comune a tanti. Io credo che questo tira e molla crei ancora di più di soddisfazione nella tifoseria stessa e aspetto qualcuno... Guardi, te ne devi a me, non te ci posso fare sta qui, lo so. Direi di passare alla prossima... Aspettate. Pronto? Eccolo, eccomi! Pronto? Pronto, Michele? Oh, Michele, senti? Ma smetti di far sto È molto disturbato. Ma ci sto parlando, no? Pronto? Sì, va bene, abbasso. Allontana dal televisore, grazie. Ok, va bene. Pronto? Così? Ecco, adesso così va bene. Amica, ci sei? Ci sono. Mi senti bene? Sì, ora ti sento bene, sì. Ok.
Dunque niente, innanzitutto io so Principe, da Brigata Veleno. Te dovresti ricordarmi perché sono pure venuto da te in trasmissione un par de volte. Mo saranno un paio d'anni che sono un po' scomparso dalla circolazione per via della mezza stronzata che ho fatto, che vabbè, insomma, comunque mo l'ho risorta. Oh, lo stadio non c'entra niente, eh. E questo uno. Due, vi volevo informare che se prima era un cazzato, mo so ancora più un cazzato di prima. Vabbè, amiche, sì, cammino, scusa, grazie. C'è ragione, mi è scappata. Però prova a fare 20 mesi di umiliazione chiuso in cella con due milanisti e un napoletano. Poi li voglio vedere quelli che hanno il coraggio di dire: ma il presidente bisogna dargli fiducia. Ma fiducia di che, oh? Io ho già visto i prezzi che vuol mettere per la curva l'anno prossimo che sono il doppio di quelli di due anni fa. Ma che vuol da noi? È il sangue. Almeno rivedessimo in campo i soldi che cacciamo. Poi va a leggere i tifosi, però devono capire. No, io non c'ho niente da capire, ho già capito tutto. La verità è vera, è che noi ci trattano sempre come se fossimo l'ultima ruota del carro. Invece, se voi sapesse, ma la prima. La ruota del carro, ma te la voglio. Facinze, falla finita, vattene a dormire che domani c'è da lavorare, no? E comunque voglio dire, le chiacchiere stanno a zero, perché qua l'unica cosa che conta è che noi abbiamo ricominciato a perdere e tutta Italia ha ricominciato a sfotte. Ma allora lo sai che c'è? Io arrivo pure a capire quelli che vanno allo stadio e menano, perché no, la voglia di fare quello che fanno, te la sparano dentro a forza come la botta d'eroina. Insomma, io mi sono rotto i coglioni dei padroni, mi sono rotto i coglioni della gente che mi ammagna in testa. Hai capito, mica, che te sto a dire? La mia trasmissione in un pulpito messo oh, pronto! Che ancora non riesce a Michele! Cosa significa vivere il calcio? Pronto! Mi dispiace dover assumere la posizione sgradevolissima del censore, ma trovo che sia un dovere ben preciso mi mio. Fa parlare da solo come uno stronzo. Che ami veramente questo sport, quello di prendere le distanze da gente che con il tifo autentico non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere. La gente che non solo per quello che è capace di fare ogni domenica sul cemento degli stadi, ma anche per questa ostentazione di violenza espressa nei modi che abbiamo sentito, con certe scritte atroci che imbrattano le mura della nostra città, non fa che contrabbandare la più sterile e feroce delle ideologie. E con ciò chiudo il discorso. Non so se ci sono altre telefonate in linea. Mamma, dove vai? C'ho un sacco di cose da fare. La trasferta, i biglietti. E poi gli amici, no? Non sa nessuno che sono tornato. Mettete sotto, dai. Se no, 3 o 4 volte. Ma è manco, stipide la bocchiara. Dice che se no i giocatori vanno in paranoia a sentirsi addosso i tifosi incazzati. Mannaggia, c'avevo proprio voglia di vedermi qualche maglia giallo-rossa. E mo li vedi. Maglia di Falcao, ma andata a me dopo un derby. Riga, io mi allungo qua stanotte, da mia sorella non ci torno davvero, sai.
Te credo. Con quel cagacazzo di tuo cognato. Lo sai che mi fa mettere i soldi sul tavolino prima di mangiare? Che pure al ristorante si paga dopo. Dai, va, se sistemiamo qua. Amorfi, vamo a piegare quei striscioni che ci fanno imbottitura. Da stanno a favore, sono 2 mesi che ci dormo. Com'è? Che t'ha sfrattato tua madre? Mio padre mi viene tutti i giorni, però dice che non sarà l'anna perché c'è un figlio. Così non c'ha più. Apri, mi dispiace, sono mezzo infracidito. Guarda. Ti piacciono? Ma non voglio fare da tua pure lo scudetto del 41 e tutte le Coppa Italia. Giusto quello del 41 che è rimasto da passare da tua. Qua non rivisce un altro. Oh, per fortuna sei tornato te. Almeno ricominciamo a fare un po' del bordello. Ci hanno lasciati da soli. Con gli altri gruppi niente, c'è più dialogo. Negli ultimi scontri siamo dovuti a sfangare da soli. Mortacci loro. Quelli già 2 anni fa dormivano, figura da adesso. Ma la trasferta su a Torino, come ci andiamo? Ci hanno fatto un treno speciale? Speriamo. Come speriamo? Ciao, Fred. Come va? Mi fa piacere che ti interessa. È regolare. Come stai? Come la vedi? Allora, ma sai che capelli che c'hai? Ma fatti cinzia. Già al contratto? Ti credo. Gli ho chiesto se ci voglia portare domenica il fratello su un trasferto. Ma è un pupo. Meglio, così abito, mamma. Come che c'è questa idea? Ma no, niente, che una volta gli ho promesso io. Da allora sta a cagar cazzo a tutti quanti per trovare qualcuno che se la colla, capito come? Poteva aspettare a me. Infatti l'ha aspettato. Oh, ma l'ha visto l'adesivi nuovi? Che vendeva 1000 lire. Però ci guadagniamo 2-3 piotte l'uno, eh. Ma coglioni. Ci sarecchimo. I disegni ha fatti Redi. Ti piacciono? I teschi, sì. Quest'arte, boh. Fatemi vedere sto striscione, là. Oggi ve ci mangiamo. Ha smesso, ma te sempre a mangiare, pensi. Ma lo striscione Roma spera superga bianconera, dove sta? Da mo che ci hanno sequestrato. Guardi che funzionava. Red, domani sera mangiamo insieme prima di partire per Torino. Da tua sorella? Leva della sciarpetta che ti sei sporcata su. Se va sul giallo diventa giallo rosso, se va sul rosso non si vede. Com'è non mi sa più provare a trovare? Ciao da Laura. Te? No. Come si è infissi d'alluminio? 3 mesi di poni, ho fatto le tracce con i treni. Che la scusa che mi ha imparato il mestiere mi dava manco una piotta a settimana. Così mo so a fare le buche. Come li tieni? I cani mozzicano. E te, Pri? Che? Non dico che te metti a fare. Quello che ho sempre fatto. Che te li metti a rubare? State zitto, devi pulirsi ancora di latte. Non hai mangiato niente. Come cucina non c'ha fame. Allora non mangi mai? Beh, non si direbbe. Che ci vuoi? Più parmigiano? Che sta a fare? Sparicchia. Ma appoggi qualche soldo. Per treno? Non paga il biglietto del treno. Così fai cedulire. Oh, poi devi ritorno. Beh, te che stai a fare? Sparecchi come le mie. Allora, queste coppette sono per tutto. Queste sono per Red. E quelle col peperoncino sono per Principe. Ma saranno troppe. Troppe, sì. Oh, i gettoni.
Telefonami quando arrivi e quando riparti, eh. Io sto già qui. Oh, ma con papà è tutto a posto? Sì, ha detto che vai agitata alla scuola. Questi due portasse il ragazzino. Oh, ragazzino, io ho 11 anni. Ciao. Oh, mi raccomando. Non ti preoccupare. Oh, dai, Fabi, è no. Mortacci vostri, oh, ma che v'è piato stasera? Non arrivavate mai. Oh, io sono stato 3 ore a fare i teatrini con quelli del comando per salire sullo speciale. Ma niente, niente, mi hanno mandato negativo. Dice che sono zeppi. Lo speciale non si prende. Come? Non si prende, non si prende, perché quelli sono raccomandati, c'è una società alle spalle. Sai che me frega a me l'annacchi i coristi? In 2 anni al comando non è cambiato niente, ci cercano solo quando si cagano su. Vabbè, insomma, mo stiamo con quella dell'1 e un quarto. E infatti ci siamo presi in vagone. Quanto ci siamo mancato, prima? Ah, ma arrivate al principe, ma potevo pure partire! Oh, mi sembri in pupa, il carcere da ringiovanito! Guardate, quanto è attrezzo da una società, se no ci entriamo! Un esempio adesso, io ammazza da te per primo! Ti penso che te lo dico del posto d'onore! Buona, Murphy, che te ne facciamo tutti! Ah, ne dici un effetto! Dai, muovi! Ma quello lei compra, quello che spaccia il quartiscione? Oh, mi pare di sì! Si imbocca sul treno mio lo sfondo! Oh, ma fa pietto? Che ne so, stava dietro di noi! Ma lasci il culo! Oh, ma mica me lo devo accollare io, ragazzino! E chi se la sbriga, te! Fatemi passare che questo è un abusivo. Aspetta, ma va, scivola fuori. Che se le guardie te beccano e bloccano il treno, io te la faccio mangiare tutta quella roba che ma c'è. Ma che stai capito? Ma che stai facendo? Oh, no! Oh, aspetta, vuole vedere la partita, lui è una cara. Sta buono, Morfino. Che te stai prima a cascare, scusa. No, vedi che tare, ci vatta lunga, che famo rimpiare. Esci, struzzo. Tutto di sotto. Ma che fatto? Paghi due volte. Oh, il treno mi fa vomitare, mi sono portato tutto doppio. E cambia vagone. Oh, ma cosa nero? Falla finita, che si notta dopo. Fabio, c'ha fretta! Fabio, ti sei dimenticato le polpette in macchina, ma dove ce l'hai la testa? La prossima volta te le metto al collo. Metti io pure il guinzaglio, va. Porta il cassino sul treno. Ah, Red. Subito. Sbrigati. Ma che è successo? Sarà dimenticato le polpette in macchina. Ah, Cobra, ma ancora non sali? Pri, quel fiore della mignotta non mi ha fatto salire. Ma chi? Come chi, Red? Sali, Red.
O quello è capace che me mena? T'ho detto di salire. Sali. Oh, ma Red, dove cazzo sta? Il treno sta a partire, no? Ma perché non sta qua? No. Ma guarda che sta qua, sta... Bene un po'. Te voglio bene, G. Allora diglielo. E tu dimmi che non ci hai fatto l'amore. Te prima giura che io lo dici. Giuro, ma te giura che non ce l'hai fatto. Red, finalmente. È ora che sto a cuore. Meno male ti ho beccato. Ciao, bella. Dimmelo. Oh, mica avevo potuto farne via così. Ancora parte il treno. Dimmelo. Dove stanno, amici? Qual è il binario? State là. Oh, ma che sei nervoso? Ma che c'è? Guarda che non è colpa mia. È colpa di mia moglie se non parto con voi. Perché non mi credi? O lo sapete che ha fatto? Qua la disgraziata mi avesse l'ottesimo del cubo domani. Ma non lo sanno che la domenica è sacra. Ma oh, principe, ma che c'è? Stai pure te? Sto domani dai, forza. Così lo faccio del pure a lei che c'è il sangue in giallo rosso. Su a papà, fai sentire. Oh, di forza Roma, zio. Come ti ha imparato papà? No. E di forza Roma. Roma. E di forza Roma. Non sei ne figlio, signor, dice forza Roma. Sa buona, Crescio, cascia gradino. Ma te il violaziale, oh. Si notte bene, eh. Di forza Roma. E se c'è il violaziale, faccio piangere fino a domani se non ti ci posso. Roma! Ancora! Roma! Ancora! Roma! Domani ci arriveremo al binario! Oh, sprecala, si non piscio da sera tu! Aspetta! Ma che sei, poco medico? Dai, apri, no! Ah, non c'è sta là. E vabbè, famo noi l'acqua, dai. Ragazzetti, ma dove vai? Tu hai sbagliato treno. Tu sei anche sbandieratore. Adesso ho messo a fare baby sitter. Oh, ma io ho 11 anni, sa. Ma fate, no? Se che guarda che bischietto. Non mi vedete. Ragazzi, chiudi, che c'è il fumo. Colla due. Oh, se vuoi fumare, caccia i soldi. Morfino, mortacci tua! Hai detto che facciamo mezz'ora d'una stasera e invece non è che sto fuori in piedi, oh! Dai un po'! La Mandraghi, non me rompe il cazzo, ma che noi di che sto a lavorare? Vabbè, allora ne sto qua, no? No, questo è il posto di Ciaperito. Allora, ando cazzo me lo da mettere! E mettete lì sopra, no? Perché è libero. Bravo, questa no, buona. La Mandraghi, te muovi come un elefante. No, non è che ci cazzo sto solo. Ma se ne mo' vedere. La campana deficiente. La Mandraghi, che caga il cazzo così. Perché sarà d'arcesso? Perché non si può? Ma non gli avevo detto, ragazzino, ci stanno i sacchetti apposta. Io volevo risparmiare, Salizio. E che gli diramo a quelli quando arriviamo? Oh, volevo, un po' di rispetto, sto a mangiare, no? Aspir, sono tre mesi che stai a mangiare asfalto da tuo padre alla pizzicheria. Ma se ci aveva il ferramenta, che te mangiavi? Gli chiodi? Se faceva crocifigge, che era meglio. Oh, ma che vuoi, ma se me l'istruttore mi ha detto di fare così, sennò i muscoli quando cavolo ne vengono. Sì, i muscoli, per me te sbottano tutti in panza. Oh, e falla finita con sto sgranocchio. E mo mi mangio la soda, quello non fanno rumore. Oh, ma figli, dammi posta questa cosa per piacere, che non è per te, va. Ma come te, con tutto il tasto stanno che te spari, c'è lei sono mezzi di gambe. Niente, io tu mi dici invece dalla condita, va. Rinuncia, c'è smirso, quello non cresce con la vasote. Devi usare l'attrezzi giusti. Culo figa, culo figa, culo figa. Ma sta roba qua, che? Oh. Roba di ragazzi. Quella è roba da collezione. Collezione di seghe. No, dammi sto giornale, va, forza. Non meglio carico, davvero? Aggiungo d'altro un cazzo e mezzo, ma che c'è la paga. Oh, ma quello è risalito. Buona, Red. Ti ho pagato io il biglietto. Guarda che si lo becca, la responsabilità attacca con l'idea. Pura roba, però. Ma ho passato 50 sacchi con l'adesivi, eh? E invece i cartolini che gli scontri non vanno. Perché so bene. Vabbè, ma io dovevo aggiornare, sennò ci seguiremo al culo. Vabbè, fa piano. Vedi? No, le cartoline adesivo. Dammi il pennarello a Luigi.
Aluccio, fai tu scusa. Vedi, quello dietro al fumo so io. Ti vedo, Giovanni, ti vedo. Se c'avevo sti ricordi, sai, a volte mi era preso il chiodo là dentro. Ma rivedevo tutto a rallenti, oh. Madò, Verona 86. Che giornata, oh. 42 feriti, 8 arresti, 25 macchine sfornate. L'avevo massacrati. 3-2 per noi, al 42esimo del primo tempo Farcavi, al 18esimo del secondo Bruzzo. Ma te che ne sei, pancarinato? Gli ho dato appunti io. Non mi ci fa pensare Verona, mi via da piagne, guarda. Ma voi ricordate i tuoi capelli? Come no? È in quel frangente che sono so bevuto. Ma che l'hanno arrestato? Mamma cara, avrebbe patito di meno, poraccio. 3 anni di diffida gli hanno dato. Che zella! Oh, ma vi immaginate che rottura dei coglioni andà tutte le domeniche a firmare commissariato e poi sentisse la partita che guardi. Sì, però il veronese che ha fatto scoppiare incidenti gli hanno fatto un cazzo, mica hanno carcerato. Mannaggia, l'ha sventrato. Ciao tutti a noi. E questa è l'unica che si vende bene. Invece questa non va per niente. Oh, questa è quella che ha la Sampdoria. Ammazza, 4 punti mi hanno dato qua. Magari avesse preso a Roma 4 punti. 2-0 per loro, un tiro due costi, infami fracipi. Ma guarda, come l'ha fatto? Oh, Valero, ma che sei scemo, devi venire a piagne. Abbiamo perso una partita, vabbè. All'ospedale però ci sono di loro. Lascia perdere prima. Non c'entra niente la partita. Ma un attimo che se stavamo arrivassi a chi ricordi. E tappa da capugna. Sta buono, ci ha assumato all'ospedale. Sta un po' teso, sono stato pure tu trasferto. Ah, ce lo sapevo. Poi voglio dire, perlomeno ho detto madre si la vuole vedere andando a cercarla. Guarda che gli ha scoppiato una vena. Sono 2 mesi che sta ancora. Non piange, fa così. Non mi dice più niente. E io non so più che dire. Lì come una ciabatta. A me non mi stringeva la mano. O manco quello. Ti hai fatto il colpo. Scappano, noi stavamo zitti e menati. Oh, ma lo speciale andava a sta già a Grosseto. Ma che non ce lo sai che sono ritardati? Magari ci stavamo noi sullo speciale. Ma state zitto, va. Ammazzali quanto stavo loro. Che se sono le guardie, saranno 200. Ancora non si sono imparati a fare i cori. Le canne sì, però. Quelle se le hanno imparate loro che faccio per me. E con te ci sono riusciti bene. Certo che se mi decido questo lavoro è un casino, smetto. Non me ne faccio più manco una di trasferte. Perché? Quante te ne sei fatte? 147. Dai, che Terni non è lontano. Farei quelle più limitrofe. Ma non è solo per le trasferte. Perché quando uno esce dal giro, esce. Punto. Vabbè, mica puoi stare tutta la vita a quella pressa della squadra. Oh. Perdi gli amici. Ma amici si perdono comunque. Il Faina c'ha 2 ragazzini. Il Cucciolo sta a far soldato. Il Drago c'ha officina. Siamo rimasti 4 gatti, no? Poi pure a me se mi capitava un'occasione del genere, dico, sai, questi mi mandavano. Un'occasione? Io ci sono sempre scappato da scuola, ma mi tocca ritornarci a far vedere. Ah, guarda, non te posso vedere così, eh? Allora girati. Thank you.
sempre. Ma che è questo? Ma che è? Ce l'avete tutti il biglietto, vero? Ma ce l'avete tutti il biglietto? Ma che è? Io ho quello da partire, io manco quello. Ma quando arriva più? Che è il militare, sta a fa? Io gli avevo rubato solo la macchina, poi si è messo a sparare. Che poi mancherà il suo al garage, stava sotto padrone. Il mio normese guardava le macchine e sparava la gente, sto scemo. Ma allora dico, vieta a fare movimento con noi, almeno svolti, no? Massimo, quello mi ha sparato, io ho fatto 2 anni, ci si crede? Oh, ma tua sorella ci sta più che la testa, mica ci ha messo il peperoncino dentro queste cose. Oh, so queste. Ma vabbè, se non ti piacciono, dammi a meno. E dagliela. Sono un imbecille, uno si cambia. Siamo concordo. Oh, adesso, quando stai? Stavo a dare un'occhiata in giro. Apri, ti ho portato per farmelo benedire. Ma riga, già stiamo nell'occhio del ciclope. Ma se ci vengono qua, dice se bevono. Per il suo glielletto, Ammazza. Mi piace, eh? È demizio, c'è andata a pezzeria. Io ho impiantato la moquette per 2 settimane, ma non era il lavoro mio. Era meglio quando facevi il pasticcere, almeno ci portavi i cannoli. Lo sai che i trucchi ci aspettano? E ce lo so, sì. Mi sono fatto scacciare prima apposta. Lama storica, eh. Per questo si è fatto 40 trasferte e mi hanno mai beccato. A Roma Juve gli erano addobbati 4, dice che se vanno vendicare. Non vedo l'ora. Fabio, un amo che ti porta a dormire. Oh, come si usa? Ho detto che devi andare a dormire. Beh, non mi fai d'erba, c'è stata la buonanotte. Fammi restare a te. Beh no, zio Red ha detto che ti viene a dormire. Oh, regà, ho la dentina così ha scritto. Ma non ce l'ho più, ma dai, ma andavamo con sta così. Oh, dai, che bella, così la trasferta. Senti, senti. Partiamo da Roma, la capitale, su giù per Italia a far del male. Niente egoniso per sto treno, solo violenza, rabbia e veleno. Siamo le eredi dell'antico impero, ma al posto delle spade, le spranghe de ferro. Quando arriviamo, non ci aspettate, dateci retta, correte, scappate. Caruccia, no! Non mi piace proprio mai niente. Oh. Che siamo arrivati? Che dobbiamo caricare? A te se dobbiamo caricare, Murphy. Cammina, sali. Tanto non dormo. Che me frega, fai finta. Mettete giù. Te devi fare quello che dico io, hai capito? Io non ho paura dei coltelli. Manco delle mani. A te te girano i coglioni perché c'è coraggio di dire cinzia. Non te permette, Fabio. Io mi permetto perché mi sorella i porpetti, ma date a me. Ma state zitto. Vattene, va. Buonasera. E guardi, raga, il campanello. Campane e guardie. Pensa che se l'ha messa pure agri per farlo scivolare meglio. L'ho presa e l'ho appoggiata sul lavandino. Stava già pronta, senza mutande. Che ci sono pure rimasto un po' male perché a me le mutande bagnate mi fanno un grifà. Io ho fatto Cinzia, allarga ste cosce che te la licco da sotto a sopra come un cremino. Oh, mi si scioglieva in bocca. Quando volevo rimiaffiato mi dispiace. Mi sono fatto l'impacco di sorca da paura. Oh. Mazza, è meglio del porno. Oh. Erano 2 anni pure per lei, sa.
Quando l'ho tirato fuori ci ha capito più un cazzo. Però poi ha fatto. Per là mi hanno detto che da fare una sparata a televisione. Pare che aveva la febbre a 30 anni. Io l'ho saputo così. Ma vedete come smaniava. Io ho dovuto attappare la bocca. Penso che gli hanno attaccato il telefono in faccia. Ti mozzichi alla mano, ma ha massacrato. Sì, che a Gordenotte si sono cassati e ti hanno fatto venire. Perché se cagano sotto a sentire cose come stanno? E cioè? Dai, prima ti distrai. E cioè, che qua, finché il vertice non cambia, te voglio a magna a merda. Are, d'ammazza, io quello che stavo non l'ho sentito. Ma se comunque, ci manca ancora tutta la sua sparare a merda addosso alla società. Specie quest'anno che mi pare che insomma... Che te pare che, E dai, facciamo tutto il viaggio no, per no, farsi aspetta, discussioni, no? Aspetta, fallo di. Ma come, ne eravamo noi quelli da allineatura? E chi ha voluto la spaccatura dentro la curva, E te eri il più incassato da tutti noi. E chi ha fatto il primo sciopero di striscioni? Sempre noi! Mo che volevo farsi rimettere la museruola, non ho capito. Sono passati 2 anni a Principe, non stiamo più a quei livelli. No, manco poco. Veniamo che pure quest'anno qualche soddisfazione se la potevamo ancora levare. Dammi retta. E c'è ragione. Quello che va avanti che le soddisfazioni. Pareggio in casa e sconfitta fuori. Io ste soddisfazioni me sto par cazzo. Ogni anno pare che se compriamo sto mondo e quell'altro poi manda in campo 4 stracciacazzi e continua a venire meglio. Lo scudetto che ci ha fatto vince, eh? Se lo siamo scordato. Quanta pippa ci ha fatto? Culo, abbiamo vinto solo per culo. Culo? Ma che stai a dire? Sto a dire che quello non voleva spendere la lira e si è ritrovato a comprare un campione per sbaglio. Almeno tra di noi ste cose, dimosele. Me fai ride, me fai. No, sei te che me ferite. Io t'ho lasciato che mica ragionavi così, se. 200 anni fa, principe. Ma vanno essere pure 2000, oh. Se vede che a te vi è proprio facile da rimagnarti quello che pensi. E devo portare sballa la gente. Che vuoi dire che sono traditori? Tu stai a dita su! Ciao Paolo, apri il bono! Che c'è sta a perdere tempo con quello? Tanto mu va a e si mette a ti fa paternana. Sei proprio un pezzo di merda, teschio. Ma si mi ha detto della ciccione. Ma vattene a fanculo, va. Dimmi un po' che è sta storia. Ma mo che cazzo c'entra te? Allora, che? Arete, ma è vero? Sì, va a lavorare a Terni e c'è canna. Ma che stai a dire? Oh, a me mi crolla il mondo. Io so 2 anni che ti sta presso con l'adesivo, ma avevi assicurato un futuro. Guarda, se te ne vai non te ci famo più entrare allo stadio. Io già t'avevo capito da una cifra a te. Ma raga, vabbè, pare che se poco poco era vero già avevo detto. Ma quella è mia madre che ti manda in giro queste cose, no? È stronzivo che ci credete. Insomma, allora non è vero. Ma allora mi spiego quando parlo. Meno male. Ma hai fatto pian corpo? No, no, guarda che lo devi di chiaro. E ci arrivai. Dillo forte, non ce vado, dillo! Non mi sta a cagare cassa, principe. Guarda che quando ci avrò voglia di andare a pensione, state sicuri che ce lo saprà tutta la curva. Faccio un bello striscione listato a lutto con le mani mie. Che stronzo. Ma che si spaventano così, l'amici? Red, ci ha fatto smartire. Ferocio. Ci sarai. La biblioteca dello Smirs. Ma vedi, Bri? Passero. Che è? Spremuta di cazzo. Ma lo senti io? Ci sarà cascato un po' di simolino e prendo con testo sto cazzo. Smirso, basta con ste pippe. Te devi fare una bella scopata. Sarebbe ora, sono 18 anni che non scopa. Ma lo scoppiasso, pedicello. Raga, messo sotto. Davvero? Dica. Portamolo da Aruscia. Ma buona Aruscia. Aruscia, quella che è salita dalla stazione. Ah, sì, dai. Grazie tua, te. Buono, Smirso, che molto famo Aruscia. Quanto sei bello. Ammazza quanto sei figo, manco te dovessi sposare. Che palle con sti scherzi, oh. Ma chi t'ha detto che scherzavo? Che palle che sei, basta. Ma come, ma sei maledetto te che t'ha fatto pure... Ma quando te l'ho detto? Ma che prima, sei... prima. Vedi, Smirso si caga sotto. Che c'è paura di attaccare gli lights? Non ti preoccupa che te lo damo noi il profilato. Un fila dentro lo damo a noi ritrovo. Davvero, ci va una lastra per ritrovarlo. Asmi, che c'è paura di fare brutta figura? Insomma c'è vengo io a dare il cazzo. Oh, mo mi è stata rompere tutto il cazzo. No. Perché c'è pure il cazzo? Dai, tiralo fuori, fammo bere. Ti servono i piedi. Dai, faccio bere, tiralo fuori. Ma niente, che faccio bere. E se ne è un cazzettino. Dai, è su, fuori. Ma fallo finita, no. E piano. Dai, coglioni. Ma basta, mi hai fatto male. Basta. Che cazzo. Ma scommette da che? Chi indovina quanto ce l'ha corto, c'ha il biglietto pagato! 3 centimetri! Sì, magari! 2, 1, 0! Asmi, confessa, no, così vinci! Dai, acchiappatelo! Vai, 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 capitone! Vai, 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 vai
lasci tua. Ah, va, Ciccio, sta a campana di mortaci, che te scoppia, corri. Che sei incazzato davvero? Sei proprio stranito. Vabbè, ragazzi, vediamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, pre. Ciao, padà. Ciao, no. Raga, io mi allungo. Come vedete, sei avanzata la cotoletta? Ce lo sapevo io. Vabbè, va, ma li butto su. Vabbè, non abbiò. Quando stava? Aspetta, faccio il cuscino. Sennò proprio morbido. Se svegliamo proprio domani. Buonanotte. Allungare, non mettere. Ah, aia. Sto scopo. Di cazzo di pietra. Spegni la luce, va, mandala giù. Ma che è il deserto del Sahara? Il cappuccino e il cornetto! Non vedi l'erba, quanta ce n'è? Beh, fumavamo usata tutta, no? Ma capo, ma che è successo? C'è un'interruzione sulla linea ferroviaria. E quando si riparte? Non lo so. Ma noi siamo partiti, ciao! Anch'io. Senta, scusi! Scusi! Non vedi? Cosa le ha detto? Mi ha detto che c'è stata l'interruzione sulla linea ferroviaria. Ma almeno si sa quando si riparte. Non lo so, mi dispiace. È più di 3 ore che siamo fermi. Ma lei va a Torino? No, a Genova. Ciao, bello. Che, vuole un biscotto? No, grazie. Lo prende, buono. Che bello, Mirzo, che ci arrivi. Dai, tu plichè il braccio. E date la mossa, su. Via qua, dai, torna. Io vado, eh. Dai, suppli. Arrivederci. Arrivederci. Sta via così, suppli, torna, va. E dai. Mista al volo. Ora se io gioco a pallone. Ma è qui, parte. Che ne fanno, tiri? Qua. Lava la TV! Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Passa fuori! Un piede allo sbirro! Andiamo! Che ci toglie il respiro! Che ci parla! Sei pieno di dita, Alessio! La Fabi, ci sei riuscita a riposarti un pochetto? Ma che c'è là con me? Sono morto, raga! Laviti i denti. Senti un po', ma l'altra sera Principe che ha fatto? Che si è fermato a dormire da lui? A dormire?
perché voi state stanno? Quello che ti posso dire è che finché sono andata a dormire io, no? Corriere. Mezzanotte sarà stata. Vattene a dormire pure. Ma perché a dormire, mamma? Principe, che ti è rimasto niente da bere? Abbiamo da una sede. Si dormi, ne la senti. La usavo a far conto. Con queste quante io vero maso che siete insieme. Che ne so? Calcola quelle che hai visto te e levene due per l'anni che sono stato dentro. Comunque, Bri, io non sono più venuto a trovarti. Non devi dire che mi sono scordato e che non me ne frega più un cazzo da te. Questo non lo devi dire. No? No, perché se volevo sapere era proprio Cinzia che mi diceva non c'è nada che sta male, poi quando sta meglio te lo dico, ci vai. Mi fa piacere. Com'è che la Cinzia ti faceva questi discorsi? Perché noi siamo fatto come dei progetti. Discopate. Avevamo pensato che se potevamo andare via insieme. Quando a Terni? Non si può trovare il lavoro. È una storia diversa dalla vostra. A te quanto ti ha fatto aspettare prima di farsi mettere al culo? A me ci sono voluti solo 2 mesi. Ma che senti? Sto a dire che può essere pure giusto spartirsi le donne tra amici. Gianna, te la ricordi? Quella sono io che ti ho fregato a te. E quanto te ci sei incazzato. Poi te la sei rifregata a te, se la siamo fregata insieme. Che cazzo te paragoni? Quella era una troia. Più decenzia. Ma te stai a dire così perché stai a rosicà? Io sto a rosicà che te il numero mio ce lo sapevi. E di farmi una telefonata non ti costava un cazzo. Due ce lo sapevo benissimo che te la scopavi, stronzo. Non è la cosa di scopare. Non mi dica che tutto sto tempo hai tenuto a stecchetto. Beh, poraccia. Ecco perché l'ho trovata così avvelenata. Ma che te stai inventando? Ma manco un pompino, manco uno piccolo piccolo. T'ho detto falla finita. Te stai a fare tutto rosso però, eh? Allora un pompinetto sì. Parla piano, stronzo. Ma che sciavo vorresti rinfornare la voce da voi? Apri e falla finita che mi sto incazzando. Guarda che prima che arrivassi io c'era la fila per farsi fare i bocchini da Cinzia. Era meglio se non mo dicevi. A Fabio, a palla! Tira a palla! No! Oh, che sta a fare qui? Vieni, no? Se sono menati. Questo ce lascia qua! Non ti preoccupare, dai. Dai, corremo, dai! Meglio un po', bravo! Dai!
sveglia, sveglia! Siamo arrivati quasi a Torino. Un'ora di ritardo. Dai, io, dai! Andiamo! Allora, dai, a sveglia! Dai, non so se sono, dai, preparate, che siamo arrivati. Porta un po'. Noi, ti ha ti ha se questa botta da una carmanata. Sasso, un basta. Che è la coina, toi? No, va meglio una pleggina, va. Agguati ci fanno stupendo. Prepararsi, seconde infornate di subumani. Io, regà, dai. Oh, regà, sbrighiamo, sei che è tardissimo. Fabio, l'hai presa la sacca dell'adesivo? Sì, l'ho presa. A principe ci stanno i trulli. Che? Sono stati loro sti bastardi. E te ci vengono sotto così? Ma pure se non sono stati loro, sono sempre gli juventini, oh. Carica. Se n'andavano, no, 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 se n'andavano, no,
Apri, e qui dobbiamo fare qualcosa, eh? O stanno a fa' apposta, non ci vanno a far vedere la partita. Sono dure che ci hanno preso i documenti. Adesso che bello, ma che stai... Ma che ci fate con sti gettoni? Ci telefonavo ai Juventini. Oh, io pure devo telefonare a mia sorella. Ah, chiamo io. Dammi qui il gettone. Problemi rientrati dunque per la Lazio. Sì, se rispondi che è per te. Gli interrogativi da sciogliere restano tanti ed è effettivamente strano che ancora non sia stata. Oh, Red, dove stai? La formazione che scenderà. Come sta Fabietto? Certo che tra modifiche e infortuni. Ma che è sto macello? Non sento niente. Si è ritrovato. Parla più forte. Ci hanno bloccato, sono dure e stanno fermando la stazione. Ma che ci ha fatto l'amore per lui? Te l'ho giurato, ma che fai? Dobbiamo ammettere che dopo la chiacchieratissima rivoluzione... Niente, d'agosto, è stato un po' qua, poi se non andate sembra basta. Aver finalmente... Sì, ho detto di noi. Sul treno. Gli ho detto che volevo cambiare vita. Che se ne volevamo andare a terra. Dimmi che me, amici. Pronto? Red, ma che è sta voce? Non t'ho mai sentito così. Niente, niente. Sta tranquilla, già. Comunque prendiamoci 5 secondi di pausa. Oggi a Roma due pallini se becca. È arrivato il pullman. Meno male, va, dai. Rosario Francesco. Astrologi Stefano. Vitterio Marco. Guerra Vincenzo. Notari Gino. Oh, guarda, io devo pisciare. Ma Fabio, ci potevi pensare prima, non dopo pisci mai. Ma già prendi cassino devi pisciare. Vabbè, ma che c'entro io? Te c'entri sempre. Cammina, va, che stanno per scendere in campo. Oh, ti sta mortacci tu, ci ha saffantati a tutta sta cazzo da città. Oh. Ma mortacci tu e te chi non te li dice sartellando. Mortacci tua. E te chi non te li dice con la mano alzata. Mortacci tua. Yeah.
ti sei fatto? Si è cambiato un carcere. Questa mi arriva che non vi interessa. Cazzo, ci siamo persi tutto l'inizio. Hanno pistole brutte. Non sventrato. Ma che cazzo gli hanno fatto? L'hanno accoltellato. Portiamo un'infermeria, raga. E così ci sette un attore. Sti cazzi, intanto ce lo dobbiamo portare, forza! Poi ci prepariamo a caricare quelle merda della... Che cazzo hai fatto, Fred? Stai zitto, sono io, ti che cazzo sta te? Niente, si sta male, stravarla, ma che non lo vedete che delira? Asmo. Raga, portamelo lì dentro, dai! Sembrano uno Juventino e gli ha infilato il coltello un pazzo. Arete, lo sai che ce devi fare con quella sciarpetta? Te ce devi andare a piccare. Le caghi sotto pure quando si tratta di vendicare l'amici.
Che cazzo ci avete da guardare come tante merde? Paolo, se è andata così dici, almeno a noi ce lo devi dire. Sì, glielo prendo. Quanto tempo è che aspettavo un'occasione del genere, riga? Cazzo. Ma che gli credete? State a diretta a sto vigliacco. Cristo, può parlare sì o no? Ti giù le mani, vedi. Non voglio vedere come ci vai a vestire. Lastronzo! Vedi il lastronzo! Vedi il lastronzo! No! Puttana, t'ammazzo! Lasciatemi! Mi faccio pagare tutte le pomate che mi hai fatto, stronzo! Basta! Dai, avanti! Forza, menemi! Almeno stavolta non lo fai per sbaglio, menemi! È morto uno dei nostri! E stavo qua a massacrarci invece di andare a fare giustizia! Non ce lo sai come si fa giustizia, eh? So solo che sei stato te, Pri. La rende, ma tu che cazzo vuoi? Vattene! Dicelo, che non ti voglio più vedere! Vattene! Ma te zitto, Fabio! Mo che gli vorrei stare a dire a quelli là fuori che se siamo sbagliati, che siamo stati noi! Beh, provateci! Cioè, devi andare a te, Pri! Ce ne vanno io, eh. Così me levo dalle palle una volta per tutte. Te sono piaciuti sti due anni. Quanto l'hai sognata un'occasione così? Ti piacerebbe che rinnassi carcerato per la bella faccia tua? Beh, ha capito male. Mannameci te se c'hai sto coraggio. Oh, là, avete fatto la cazzo. Ma che è morto? Ma che è morto? Oh, hanno ammazzato uno dei nostri! Hanno ammazzato uno dei nostri! Oh, ma qua c'è stato un altro spezzato! Se ne doveva andare, sta arrivando la polizia! Oh! Porta gli ragazzi! Lo smilzo. Si chiamava Gianluca o Gianmario. Non lo so. Sai chi è stato? No. Chiama l'ambulanza. Sì, come si chiama? Sì, va avanti. Il corridoio est. Rinforzi immediati, ripeto. È stato rinvenuto un cadavere ai bagni con i tuoi oggetti. L'ambulanza la curva Maratona. Non ricevo bene. L'ambulanza la curva Maratona. L'ambulanza la curva Maratona. Thank you.
Thank you.